Si potrebbe prendere un leggio per mettere il libro, perché così. Grazie. La conosci già Radha Madhava? Allora, semplice, sono soltanto quattro righe. È un canto introduttivo alla lettura dei testi sacri, praticamente. Jai Radha Madhava, Prabhupada la intonava sempre, prima di iniziare una conferenza. Ok. Jaya Radha Madhava. Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Madhava Kunjabi Dai Gopi Jana Ballabha Giriparadhari Jai Gopi Jana Ballabha Giriparadhari Jai Gopi Jana Ballabha Giriparadhari Jai Gopi Jana Ballabha Giriparadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiram Vanacharyam Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Benvenuti a tutti, Hare Krishna, Hare Igual, bentornati. Anche gli amici che seguono da casa, sperando che oggi regga perché internet, perché da ieri che dà problemi. Però pare che regga, speriamo bene. Intanto c'è già Gianni, ah, ecco, c'è una, come dire, una chat, una possibilità di nuova, abbastanza nuova per questo servizio, di fare domande o commenti anche da casa. Quindi da casa o no internet, entra nella pagina, c'è un link, ossia un collegamento luminoso, una frase illuminata, evidenziata, che dice poni domande in diretta. Hai domande in diretta da fare? O qualche commento? Ma non sei qui presente, puoi farlo attraverso la chat. Praticamente è un invito a essere presente anche se magari a distanza. Quindi c'è già Gianni che
fatto una domanda alla quale poi cercheremo di rispondere in accordo con gli insegnamenti di Srila Prabhupada. Intorno alla metà di questa lettura, oggi leggeremo come al solito una lettura, una conferenza di Srila Prabhupada. La domanda di Gianni è, che salutiamo, ciao Gianni, Hare Krishna, che la domanda è: perché si soffre? Quindi è una domanda molto, no? Perché si soffre? Non riguarda nessuno, però lui l'ha fatta così perché, no? Che non si soffre in questo mondo, non riguarda nessuno la sofferenza. Chissà perché ha fatto questa domanda, no? Questo è che si soffre, no? E non solo si soffre, fosse solo quello, si muore anche, sì, Comunque Gianni, grazie per l'assist, per usare una terminologia calcistica, grazie, cercheremo di dare una risposta fra poco. Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Di sua divina grazia, Bhai Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada, capitolo secondo della Bhagavad Gita, intitolato Sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 6. Allora, Daniele ha qui scritto sulla lavagna, così tutti possiamo beneficiarne. Allora, leggiamo parola per parola e poi cerchiamo di intonare il verso insieme. Na Chaitad Vidma Kataran No Gariyo Na Chaitad Vidma Kataran No Gariyo Na Chaitad Vidma Kataran No Gariyo Yad va jayema va yadi va no jayeyu yad va jayema yadi va no jayeyu jayema yadi va no jayeyu yan eva Hatva na jijivishamas Yaneva hatva na jijivishamas Atva na jijivishamas Te vastita pramuke Dhartarashtra Tevastita pramukhe dhartarashtraha Na chaitad vidma katarano gariyo Yadva jaye maya divano jayeyu Yadva jaye maya divano jayeyu Yaneva hatvana jiji vishamas Yaneva hatvana jiji vishamas Tevastita pramukhe dhartarashtraha Tevastita pramukhe dhartarashtraha Nachaitad vidma kataran nugariyo Nachaitad vidma Yadva jaye maya divano jayeyu Yaneva hatva na jiji vishamas Yaneva hatva na jiji vishamas Tevastita pramukhe dhartarashtra Tevastita pramukhe dhartarashtra Vuole provare qualcuno? Anche senza necessariamente la metrica, la musica, anche semplicemente recitare questo verso, così come è scritto. Tanto comunque parlare è comunque sempre una musica, quindi non è che uno può essere più di tanto monotono. Lancia di Daniele, va bene. Antonio, ok. Fabio, passo. Mataci, vuoi provare? Certo. Va bene.
Va bene. Potete... Arrivo, credo. Vadivano già e io sì sì è giusto, è corretto. Nyaneva hatva na jijivi shamash. Te vastita pramu ke darta rashtraha. Prabhu. Vai. Na chaita vidma katarano gariyo. Na jaye maya divano jayeyo. Yane vahatva na jiji vishamas. Te vastita brahmuke dartarashtra. Male? Passo, va bene. Passi a me. Faccio io, va bene. Allora. Na. Na. Ne. Ne. Questa è la traduzione in italiano parola per parola, eh. Cha. Anche etat questo vidma sappiamo katarat quale na per noi garia meglio yatva se jayema conquistiamo yadi se va o na noi jayeyu essi conquistano yan coloro che eva certamente atva uccidendo na mai Gigi Vishama vogliamo vivere te di tutti loro avastita sono situati pramuke davanti Dhartarashtra i figli di Dhritarashtra. Fabio, ma dove l'hai portato? Mi si annoia. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia a Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Qui è Arjuna che parla, eh. Non so se sia meglio vincerli o esserne vinti. Se uccidessimo i figli di Dhritarashtra non avremmo più alcun desiderio di vivere, eppure essi sono qui schierati di fronte a noi sul campo di battaglia. Spiegazione. Arjuna non sa se deve combattere e commettere inutili violenze, pur sapendo che combattere è il dovere di uno kshatriya, kshatriya sono i guerrieri, o se deve ritirarsi e vivere mendicando. Se non vincesse il nemico, mendicare sarebbe l'unica possibilità di sopravvivenza per lui. Non è neppure sicuro della vittoria, perché le forze dei due eserciti si equivalgono, e anche se la vittoria attendesse i Pandava, la cui causa è perfettamente giusta, sarebbe un grande dolore vivere dopo la scomparsa dei figli di Dhritarashtra. Se tutti morissero in battaglia, anche la vittoria sarebbe una sconfitta. Queste riflessioni di Arjuna provano che egli non è soltanto un grande devoto del Signore, ma anche un uomo illuminato dalla conoscenza spirituale e dotato di un perfetto controllo della mente e dei sensi. Sebbene egli sia di sangue reale, il suo desiderio di vivere mendicando è un altro segno del suo distacco. La sua virtù è autentica ed è rafforzata dalla fiducia negli insegnamenti di Krishna,
il suo maestro spirituale. Arjuna è dunque perfettamente degno di essere liberato dalla materia. Se non diventa maestro dei sensi, l'uomo non può elevarsi al piano della conoscenza e senza devozione e conoscenza non è possibile raggiungere la liberazione. Senza devozione e conoscenza non è possibile raggiungere la liberazione. Oltre a grandi meriti materiali, Arjuna possiede tutte queste qualità spirituali. Rileggiamo insieme il verso. Non so se sia meglio vincerli o esserne vinti. Se uccidessimo i figli di Dhritarashtra, non avremmo più alcun desiderio di vivere. Eppure essi sono qui, schierati di fronte a noi, sul campo di battaglia. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutaleshi Mate Bhakti Vedanta Swami Nityamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita così com'è. Proprio oggi ne stavamo parlando con Daniele, a pranzo. Stavamo mangiando insieme un po' di prasada, si accennava un po' alla Bhagavad Gita, quanto importante sia la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita è importante perché la Bhagavad Gita è esattamente quello che serve per fugare ogni dubbio, tutti i dubbi. Il dubbio è come una tigre che divora il nostro cuore, perché il dubbio, sì, è sintomo di intelligenza, il dubbio. Se uno ha un dubbio vuol dire che si sta ponendo una domanda, faccio questo, faccio quest'altro, è sintomo di intelligenza sicuramente. Però se il dubbio rimane dubbio, immaginiamoci di fronte a un bivio, di fronte a una scelta, faccio questo, e continui a chiedertelo, faccio questo, e rimani nel dubbio e nell'incertezza, non si può andare da nessuna parte. Quindi il dubbio, se da una parte è sintomo di intelligenza, dall'altra, se rimane tale, il dubbio è, diciamo, foriero di cattive situazioni, di pessime condizioni. Dobbiamo assolutamente fugare ogni dubbio. La Bhagavad Gita fuga ogni dubbio. Perché la Bhagavad Gita cos'è? La Bhagavad Gita è Krishna, Dio in persona che parla. Dio in persona che parla. Chi è Dio? Dio è la fonte da cui emana tutto quello che esiste. Dio, la sorgente originaria di tutto, praticamente. Di tutto e della conoscenza di tutto, ovviamente. Tutto emana da Lui e quindi Lui conosce come tutto funziona, come tutto agisce e può elargire questa conoscenza. A chi? A noi che ce la siamo dimenticata. Allora la Bhagavad Gita viene incontro proprio a questa esigenza di coloro i quali si sono resi conto di ritrovarsi in un posto che di fatto è inabitabile, in una condizione che di fatto è inaccettabile, e non è che è inaccettabile per qualcuno ma è accettabile per qualcun altro a seconda di come uno si trova, a seconda di quanto uno è filosofo, come si dice, no, bisogna prenderla con filosofia, certe cose bisogna prendere con filosofia, no. In realtà vita materiale significa fondamentalmente quattro cose: nascita, malattia, vecchiaia, morte, e nessuno vuole queste quattro cose, nessuno. Allora, la Bhagavad Gita aiuta completamente a risolvere tutti i problemi di coloro i quali si sono resi conto che questa condizione di nascita, malattia, vecchiaia, morte, inevitabili per chiunque, sono problemi da risolvere, e la Bhagavad Gita dà questa soluzione. Perché? Perché, ripeto, è Krishna in persona che parla. Ora, Bhagavad Gita, effettivamente Krishna che parla, ma
Esistono circa 800 versioni della Bhagavad Gita, circa 700 commentari, commenti, spiegazioni, traduzioni di tutti, orientali, occidentali, filosofi, eruditi, poeti, scienzi, tutti, grandi sapienti del mondo materiale. Un po' tutti hanno messo mano alla Bhagavad Gita dandone un proprio commento. Qual è la differenza? Perché uno dovrebbe leggere la Bhagavad Gita degli Hare Krishna? Ce ne sono 700-800 a disposizione, perché proprio la Bhagavad Gita degli Hare Krishna? Beh, non per qualche motivo settario o elitario, ma semplicemente perché la Bhagavad Gita diffusa da Srila Prabhupada, dal movimento per la coscienza di Krishna, è così com'è, come da sottotitolo Bhagavad Gita così com'è. La telecamera non è un granché, quindi il così com'è non si vede, però è la cosa più importante di tutto il libro, così com'è, deve essere molto molto impresso nella nostra mente, così com'è. Quando vediamo un devoto per strada, un Hare Krishna che magari è vestito così e porta dei libri, subito dobbiamo chiedergli: ma tu hai la Bhagavad Gita così com'è? Sì sì, ho la Bhagavad Gita, ma è così com'è? Sì, è così com'è, vedi c'è scritto così com'è, allora va bene, allora va bene, allora è la Bhagavad Gita così com'è. Perché? Perché in questo caso questa Bhagavad Gita risponde, rispetta esattamente la posologia, così come una medicina, affinché abbia effetto bisogna seguirne la posologia, non è che uno fa di testa sua, no? Non è che uno fa di la prende quando dice lui, nei momenti in cui pensa lui che sia giusto, no, bisogna seguirne la posologia. Alla stessa maniera la Bhagavad Gita rispetta esattamente le richieste della Bhagavad Gita stesso a riguardo del come affrontare la Bhagavad Gita. Hare Krishna, arrivo, arrivo. Arrivo. La Bhagavad Gita, così come rispetta esattamente le impostazioni che la Bhagavad Gita dà, la Bhagavad Gita stessa dà, a riguardo del come affrontare la Bhagavad Gita. Sapete cosa dice Krishna nella Bhagavad Gita? 4.34. Dice: Tadviddi pranipatena pari prashnena sevaya upadekshanti tekyanam gyaninas tattva darshina. Questa è la parola importante di questo verso, tattva darshina. Krishna in persona, Dio la persona suprema, dice: vuoi conoscermi? Vuoi sapere chi sono? Sei curioso di sapere chi sono? Vuoi sapere chi è la fonte da cui emana tutto quello che esiste? Vuoi saperlo che non è il Big Bang? Hai capito che non è il Big Bang? Hai capito che non è il caso che ha creato tutto quello che esiste? Ti sei reso conto che se dietro un semplice ordine di una stanza necessariamente c'è un'intelligenza, alla stessa maniera dietro l'ordine del cosmo, che cosmo significa ordine in greco, cosmos, ordine, hai capito che dietro l'ordine del cosmo, dal macrocosmo al microcosmo, c'è un'intelligenza molto grande? Beh, per mettere ordine in questa stanza non è che ci vuole una grande intelligenza, effettivamente, no? Ci vuole semplicemente un po' di spirito pratico, però comunque c'è un'intelligenza dietro. Bene, alla stessa maniera, quanto più grande è l'universo rispetto a questa stanza? Ma non stiamo lì a fare i paragoni, perché dovremmo dire, è impossibile, di quante volte più grande è l'universo rispetto a questa stanza. Tanto più semplice è comprendere che dietro questo ordine cosmico, c'è un'intelligenza che lo ha ordinato, c'è un controllore, Ishvara. Allora, Krishna dice: hai capito tutto questo? Hai capito che non c'è stato un grande botto e che nulla è venuto per caso? Ma che c'è qualcuno? Sì, effettivamente sì, dice il sincero studente, no? Sì, effettivamente sì. Bene, allora, vuoi conoscere chi è la causa di tutte le cause? Il Sarva Karana Karanam, la sorgente da cui emana tutto quello che esiste? Questa intelligenza suprema, lo vuoi sapere? Sì? Ok. Allora, avvicina uno che mi conosce bene. Avvicina qualcuno che tattva darshina. Avvicina qualcuno, vai a porre domande su di me a qualcuno che mi vede, che mi conosce, mi guarda faccia in faccia, mi parla, io gli rispondo e c'è una relazione d'amore eterna tra me e lui. Chiedi a lui. Ora, qualcuno potrebbe dire: perché? Perché Krishna demanda, no, le risposte a riguardo di se stesso a qualcun altro, perché non le dà direttamente lui? Effettivamente le dà, però cosa succede quando, anche nel mondo materiale, quando noi vogliamo conoscere qualcuno, no? Qualcuno che ci sta in qualche maniera a cuore o con la quale vorremmo col quale vorremmo sviluppare una relazione d'amicizia, d'amore,
Qual è la cosa naturale che viene da fare? Andare da qualcuno che lo conosce, no? Da qualcuno che conosciamo anche noi e che conosce la persona che noi vorremmo amare, che apprezziamo, e che poiché c'è una relazione tra di loro, allora, siccome io vorrei instaurare anche io una relazione con questa persona, allora io chiedo a questa persona amica di entrambi, che conosce entrambi bene, gli chiedo, senti, mi parli di lui, mi dici quali sono i tuoi gusti? No, perché io vorrei amarlo. Amare significa servire. Amare significa rendere costantemente servigio a questa persona affinché questa persona sia soddisfatta. No? Ecco, questo significa amare, significa servire, rendere felice la persona amata. Allora, per favore, mi dici qualcosa di questa persona, perché io vorrei instaurare una relazione d'amore, d'amicizia con lui. Allora, questa persona è ben felice di dirci, guarda, gli piace questo, gli piace quest'altro, non gli piace assolutamente questo, questo non glielo far vedere neanche, non glielo nominare nemmeno perché non gli piace proprio. Se vuoi farlo felice, non gli parlare di calcio, non gli nominare proprio Totti, Vieri, Veline, non gli parlare di gossip, proprio se vuoi vederlo allontanarsi, parli di gossip. A lui gli piace invece, gli piace questo, gli piace quest'altro, per esempio, un esempio. Ah, va bene, allora tu in camera informazioni, conoscenza riguardo di questa persona per soddisfarla, no? Ok. Affinché ti noti, affinché si renda conto che ci sei e che vuoi instaurare una relazione d'amore con questa persona. Ok. È uguale. Krishna è una persona. Krishna non è Dio, la persona suprema, non è uno spirito astratto, onnipervadente, che non ha forma, che non ha nome, che non ha attributi, che non ha niente di personale. Perché molto spesso la legge, questa, a proposito ne stavo parlando sempre con Daniele, che molto spesso in India, soprattutto in India, è forte questa filosofia, praticamente onnipervadente questa filosofia, questa concezione, che Dio non abbia forma, che Dio non sia una persona, praticamente, no? Cioè, è talmente puerile, no, questa conclusione, dire che Dio non è una persona. Ma come? Se ammettiamo che Dio è la fonte da cui emana tutto quello che esiste, ed emano anch'io, e io sono una persona, noi siamo persone, giusto? Non siamo individui, no? Non sono l'unico qui dentro, vero? Siamo un po' tutti persone, tutti individui. Se io sono una persona e noi tutti siamo persone, come fa la fonte da cui emana tutto quello che esiste a non essere una persona? Ma diciamo, questo è abbastanza semplice da comprendere, non c'è bisogno neanche... Ecco, allora tutti questi salotti di filosofi, speculatori filosofici, speculatori mentali, tutti via a casa, Hare Krishna, debellato in 2 secondi. Dio è la persona, Dio è la fonte da cui emana tutto quello che esiste. Anche io sono emanato da questa fonte, io sono una persona, quindi la fonte da cui emano non può essere una non persona, se no non potrei essere io, se no non potrebbe emanare qualcosa, una caratteristica che lui innanzitutto non abbia in maniera suprema. Infatti la differenza tra noi e lui non è che noi siamo persone e lui non lo è, la differenza tra noi e lui è che noi siamo persone infinitesimali, piccoli. Abbiamo una piccola giurisdizione, una piccola limitata capacità, linea di azione, campo d'azione. E lui è sempre una persona, ma non infinitesimale, ma infinita. È la persona suprema. Persona suprema. Questa è la differenza. Persone, ok. E c'è una relazione d'amore tra lui, la persona suprema, e ognuno di noi. Piccole anime infinitesimali, individuali, piccole. Abbiamo una relazione eterna d'amore. E la Bhagavad Gita... Lo scopo ultimo finale della Bhagavad Gita è quello di Prayojana, sviluppare questo, risvegliare questo latente amore per Dio, questo assopito amore per Dio, questo coperto, sommerso, proprio sottoterra è questo amore per Dio, no? Coperto, ricoperto, sotterrato, questo amore per Dio che noi abbiamo già dentro, ok? Questa è la Bhagavad Gita. Allora, proviamo a leggere, iniziamo con leggere qualche pagina da una conferenza di Srila Prabhupada. Innanzitutto, ci sono domande o quesiti a riguardo di questo? Qualcuno vuole dire qualcosa? 1, 2, 3, 4. Ok, perfetto, tutto chiaro. Allora, Prabhupada, Srila Prabhupada, puro devoto di Krishna, ossia colui il quale ha commentato, tradotto e spiegato, meglio, ha spiegato la Bhagavad Gita così, la Bhagavad Gita così com'è l'ha spiegata, non ha soltanto scritto libri,
ma ha anche predicato in giro per il mondo. In 11 anni ha fatto più o meno 14 volte il giro del mondo. Cosa ha fatto? Ha semplicemente predicato. Predicato la scienza di Krishna. E teneva conferenze nei templi, in luoghi pubblici. Per esempio qui a Roma è stato l'Hotel Parco dei Principi nel 74. Quando è venuto nel 74 ha fatto una conferenza all'Hotel Parco dei Principi, c'erano un migliaio di persone. La sala mi sa che ne conteneva circa 300-400, sono venute 1000 persone lì dentro. Come ci siano entrate? Non si sa. Allora, però... Allora, in questo caso leggiamo una conferenza di Srila Prabhupada sul sesto verso del secondo capitolo della Bhagavad Gita, proprio quello che abbiamo analizzato oggi. Allora Prabhupada spiega, fa un quadro di quello che sta succedendo. Così ci sono due gruppi, dice Prabhupada, traduco dall'inglese, quindi se mi sentite parlare in maniera stentata è perché sto traducendo dall'inglese. Allora, dice Prabhupada, ci sono questi due gruppi di cugini, fratelli. Maharaj Pandu aveva 5 figli e Dhritarashtra ne aveva 100. Così, questa è una famiglia, la stessa famiglia. E c'è da comprendere che quando qualcuno esterno in passato aveva cercato di attaccarli, insieme si unirono questi 100 più 5, questi 105 fratelli e cugini, e combatterono insieme. In questo caso ci fu una battaglia, proprio questo dialogo dal Bhagavad Gita dura 20 minuti, dialogo tra Arjuna e Krishna 20 minuti prima di questa battaglia di cui sta parlando Prabhupada. In questo caso questi 105 fratelli e cugini combatterono tra di loro. Da una parte c'erano i 100 figli di Dhritarashtra e dall'altra c'erano i 5 fratelli figli di Pandu. Perché è da capire che gli kshatriya, ossia i guerrieri, devono combattere. Anche per stabilire un matrimonio deve esserci una battaglia. Se non c'è battaglia, nessun matrimonio ha luogo in una famiglia kshatriya, in una famiglia di guerrieri. Krishna, per esempio, aveva 16.108 mogli e praticamente ogni volta egli dovette combattere per ottenere una moglie. È una specie di sport. Per gli kshatriya combattere equivale a uno sport. Allora qui Arjuna, grande guerriero, è perplesso, ha dei dubbi, a proposito dei dubbi di cui parlavamo prima, ha dei dubbi se questo tipo di battaglia debba essere combattuta oppure no. Ha questo dubbio Arjuna, combatto o non combatto? Combatto, che faccio? Dice, e adduce tutta una serie di motivazioni materiali, materialistiche, se è meglio materialistiche, per non combattere. C'è un proverbio bengali, dice Prabhupada, kabo ki kabo naya di kao tu paushe. Quando sei perplesso, dice questo proverbio, quando sei perplesso a riguardo del mangiare o non mangiare, mangio o non mangio, meglio mangiare o meglio non mangiare, qualche volta non c'è questo, si arriva a questo punto, a questo dilemma, non sono molto affamato. Allora che faccio? Mangio o non mangio? Magari hai davanti altre preparazioni, altre pietanze, mangio o non mangio? Ecco, questo proverbio della saggezza bengali dice la cosa migliore è non mangiare in questo caso, meglio che tu non mangi. Ma se mangi, se decidi di mangiare, è meglio decidere di mangiare se ci si trova nel mese di dicembre. Perché? Prabhupada spiega. Perché in Bengali c'è un clima tropicale, ma quando arriva la stagione invernale c'è un consiglio: se tu mangi di più non sarà dannoso questo mangiare di più, perché sarà facilmente digerito. La notte dura molto e nella stagione fredda, stagione invernale, la potenza digestiva o digerente si digerisce meglio. Bene, allora, quando siamo confusi,
a riguardo di una cosa, se farla o non farla, jabo ki jabo na yadi jiao tu shou che. Quando tu pensi, dovrei andare in questo posto o è meglio che io non ci vada? E quando c'è questo dubbio, è meglio in questo caso non andarci. Ma quando si pone il problema di rispondere alla chiamata della natura, devi andare. Quella cosa è meglio che tu la faccia. Jabo ki jabo na ya na ja ya di jo tu sho che kabo ki kabo na ya di kao tu pao she. Questo è senso comune, buon senso. Similmente Arjuna è ora perplesso. Che fare? Dovrei combattere o non dovrei combattere? Combattere o non combattere? Questo avviene sempre, ovunque. Quando c'è una dichiarazione di guerra tra i moderni politici? E si fanno delle considerazioni, proprio come nell'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, quando Hitler si stava preparando a combattere. Tutti sapevano che Hitler voleva vendicarsi perché nella precedente guerra aveva perso. Allora Hitler si stava preparando nuovamente a combattere. Un mio confratello tedesco andò, gli venne nel 1933 in India. In quel momento, a quel tempo, diede questa informazione che ci sarà la guerra. Hitler si sta preparando in maniera molto pesante a combattere. Ci sarà sicuramente la guerra. E in quel momento il primo ministro, penso Mr. Chamberlain, dice Prabhupada, andò a trovare Hitler per fermare la guerra, ma non vi riuscì. Non poté fermare la guerra. Similmente in questa battaglia, come ultima opportunità, Krishna cercò di evitare la guerra. Allora propose a Duryodhana, disse, questi kshatriya, questi guerrieri, sono tuoi cugini, fratelli, e tu hai usurpato il loro regno. Ora, non importa, in un modo o nell'altro tu hai occupato questo regno, va bene, però questi tuoi cinque fratelli, cugini, ai quali hai usurpato il regno, sono guerrieri, sono kshatriya, debbono in qualche maniera ricavare qualche mezzo di sussistenza. Per favore, disse Krishna a Duryodhana, da a loro, concedi loro, a questi cinque fratelli, cinque villaggi. Tu hai un impero che tutto il mondo, che comprende tutto il mondo. Dai loro almeno cinque villaggi, perché dobbiamo sapere che gli kshatriya avevano come compito quello di governare e proteggere, c'era proprio il loro dharma, il dharma dei guerrieri è quello di proteggere e governare, no? E allora qui Duryodhana si impossessa illegittimamente del regno, il regno inteso tutto il mondo in realtà, il trono del mondo, occupa, usurpa il trono del mondo, che in realtà aspettava di diritto ai cinque figli di Pandu, sappiamo dalla storia, Mahabharata, che aspettava ai cinque figli di Pandu, eredi del re Pandu che era morto prematuramente. Ma Duryodhana era veramente un debosciato, era un mascalzone, proprio un delinquente Duryodhana, no? Allora usurpa con l'inganno, con la violenza, questo trono. E Krishna con la diplomazia andò da Duryodhana, e vai, uno stacchetto musicale, pubblicità, torniamo fra 5 minuti, no scusate, sto scherzando, c'è una suoneria nel telefonino. Allora, usurpa questo trono in maniera, con la violenza, con l'inganno, e Krishna va da Duryodhana, dice guarda, potremmo stare dicendo qua preoccupata, dagli almeno 5 villaggi, va bene, tu hai usurpato il regno, non mi importa come tu l'abbia ottenuto, lo sappiamo tutti e due, dice Krishna Arjuna, lo sappiamo tutti e due che lo hai usurpato, va bene, in un modo o nell'altro, ce l'hai. L'intero mondo, dagli cinque villaggi, no? Sapete cosa gli risponde Duryodhana? Da qui si vede quanto è mascalzone Duryodhana, dice, no, io non gli darò neanche una punta di terra. Disse, io non darò
loro neanche la terra che può essere coperta dalla punta di uno spillo. Cioè neanche quella gli do. Guardate quanto è proprio farabutto. Cioè lo ha usurpato e poi non vuole neanche concedere 5 villaggi. In tutto il mondo 5 villaggi piccoli, che richiedevano i piccoli, si sarebbero accontentati. No, neanche la punta di uno spillo gli do. Quindi, a tali condizioni, la battaglia doveva necessariamente esserci. Allora, questa è la situazione storico-politica, no, della Bhagavad Gita. Cosa succedeva in quel tempo? La battaglia dovette esserci e c'erano già questi due enormi schieramenti, e 20 minuti prima dell'inizio di questa guerra, veramente guerra mondiale, in 18 giorni 640 milioni di morti, possiamo immaginare anche la perizia, no, di questi guerrieri, le armi sofisticate, 640 milioni di morti in 18 giorni, voglio dire, no? O no? 18 giorni, 640 milioni, infatti c'erano delle armi, altro che armi nucleari, c'erano armi che si innescavano con i mantra, armi molto sofisticate, cose che oggi non ci sono più. Non stiamo andando avanti, stiamo andando indietro anche in quel campo lì. E 20 minuti prima dello scoppio di questa battaglia, questa enorme battaglia, fratricida oltretutto, avviene una cosa inusuale su un campo di battaglia. Cioè, quello che succede prima di questa battaglia normalmente avviene in altri contesti. Cioè due amici che parlano, discorrono. Questa è una cosa che normalmente non avviene prima della battaglia, due amici si mettono lì a parlare, no? Parlano in altre situazioni, parlano di fronte a un gelato, parlano, che ne so, di fronte a un piatto di minestra, si incontrano la sera e parlano, no, non prima di una battaglia comunque, c'è tensione. Avviene proprio questa cosa non ordinaria, perché effettivamente è fatta apposta, è proprio un trucco, un tranello trascendentale, la Bhagavad Gita. Prima di questa grande battaglia, quando tutti sono lì col fiato sospeso, vediamo cosa succede, tutti attenti, Krishna, 20 minuti, in maniera sintetica, analitica e sintetica, proferisce il segreto, enuncia il segreto per liberarsi dall'ignoranza, per tornare ad essere felici. Perché è un tranello? Perché prima di una guerra, no? Prima di una battaglia, tutti noi sono lì a vedere cosa succede. Anche queste battaglie di oggi, ogni tanto c'è la notizia, ah, c'è stato un colpo di Stato, adesso scoppierà una battaglia, e tutti lì a guardare il telegiornale, vediamo come va a finire, no? Vediamo la guerra, cosa succede. Ma immaginiamoci questa, tutto il mondo coinvolto, 640 milioni di guerrieri, erano tutti attenti, e tutti nel corso dei secoli, dei millenni successivi, ancora sono lì attenti a leggere il Mahabharata, no? Conosci il Mahabharata, no? Questa storia epica, storia del mondo praticamente, no? Ancora oggi è materia di studio il Mahabharata, no? Se Itiasa, racconti storici del mondo. E allora Krishna usa questo trucco, questo stratagemma. Tutti gli attenti prima di questa battaglia, con tutto l'antefatto che c'è stato, poi intrighi di potere, palazzi, uccisioni, no? Sta per scoppiare la battaglia, tutti suonano le loro conchiglie, che come oggi sono le trombe prima del... non so, prima Caporetto forse suonava le trombe, oggi non so se si suona ancora qualcosa, diciamo, c'è questa tradizione che si suonano gli strumenti prima della grande battaglia, hanno suonato le conchiglie, tutti lì attenti a quello che succede, e Krishna enuncia la Bhagavad Gita. Ci spiega che non siamo il corpo, che siamo anime spirituali eterne, che non moriamo mai, che nasce la malattia, vecchiaia e morte, sono mali da combattere, sono problemi risolvibili, ci dà il modo... il modo in cui risolverli, ci dà il segreto di tutti i segreti, la conoscenza più pura e trascendentale, 20 minuti, e tutti sono trascendentalmente ingannati, tutti sono costretti, si ritrovano la Bhagavad Gita, leggono la Bhagavad Gita e si liberano e tornano da Krishna, fregati. Poi quello che succede dopo, cioè, sì, importante, la cosa importante di tutto il Mahabharata, che è un'opera enorme. È enorme il Mahabharata, enorme, altro che Iliade, Odissea, Eneide messe insieme non riescono neanche ad arrivare a metà. Quanto so, 100.000 versi, 100.000 versi, Mahabharata, no?
La cosa più importante di questi 100.000 versi sono i 700 della Bhagavad Gita, la cosa più importante. Tutto il resto esiste perché della Bhagavad Gita, Krishna la fa apposta. E allora ci colleghiamo con la domanda che fa Gianni lì, no? Perché si soffre? Perché si soffre? No? Gianni, non so se sei ancora in collegamento, però questa è la cosa più importante. Innanzitutto, se uno si pone la domanda perché si soffre, vuol dire che si è reso conto che si soffre, che si è reso conto, beh, che novità, insomma, anche gli animali si rendono conto di soffrire. Però qual è la differenza tra noi e gli animali? Che gli animali non si chiedono perché si soffre, perché soffrono, quando non voglio soffrire. Perché la sofferenza arriva? Io voglio soffrire, io non voglio soffrire, no? Noi tutti abbiamo sofferto, lo soffriamo e non me ne volete, non sono un uccellaccio del malaugurio, ma soffriremo ancora finché abbiamo questo corpo, soffriremo inevitabilmente. Klesha si chiamano, sofferenze. E perché si soffre? Se io mi chiedo perché soffro, vuol dire che sono molto fortunato. Pensate, arrivare a chiedersi perché soffro, c'è un rimedio alla sofferenza? E vuol dire essere molto fortunati, in realtà vuol dire essere intelligenti. C'è una persona che non si chiede neanche perché soffro, come risolvere il problema, non è neanche, cioè è proprio spiegato nei Veda che non è considerabile un essere umano. Cioè un essere umano che ha fattezze e sembianze umane, ma non si chiede perché soffro, come porre rimedio alla sofferenza, non è neanche da considerare umano. Poi è pure vero che anche laddove qualcuno si ponesse questo quesito e cercasse di trovare una soluzione, ecco, quello è un altro problema, perché dove la va a trovare la soluzione? A chi ti rivolgi per risolvere il problema della soluzione? A qualcuno che soffre come te? A qualcuno che è invischiato, impegolato, nelle stesse miserie in cui sei impegolato anche tu? No, che risolvi? Questo mondo materiale è paragonato molto spesso ad una prigione. Noi siamo legati mani e piedi, ci dice Prabhupada. Ma immaginiamoci, muro, mani e piedi con catene forti, mani e piedi. E come faccio a liberarmi? Secondo voi, no? Come faccio io, legato mani e piedi, a liberarmi? C'è un metodo, non è che... Un metodo c'è, ma qual è? Secondo Edgar, secondo te proprio, qual è il metodo, l'unico metodo per uno legato mani e piedi per liberarsi? Con la forza. No, parlare con quello che ti ha legato, dirti che è fuori. Sì, qualcuno che è fuori, perché se ti ha legato vuol dire che ha le chiavi, giusto? Ecco, Edgar giustamente dice, quello che ti ha legato, gli chiedi per favore, mi liberi, perché vuol dire che c'ha le chiavi. È inutile che io mi rivolga a quello a fianco a me, che sta legato come me. È inutile, per favore, mi liberi. E quello dice, sì, aspetta, aspetta, ora vengo. Pensa a te, no? Siamo legati tutte e due, miliardi, stramiliardi, ma è impossibile contarli perché non c'è soltanto il pianeta Terra e non stiamo parlando soltanto degli esseri umani. Tutti gli esseri viventi in questo mondo materiale, dalla pianta all'insetto, al rettile, all'umano, al deva, grandi esseri celesti, sono legati come noi, mani e piedi. Magari noi abbiamo queste catene di ferro arrugginito e loro hanno queste catene d'oro zecchino. Però sono sempre legati, hanno sempre bisogno di qualcuno che li liberi. Ed è spiegato che nessun deva, che sia anche potente come Brahma, sappiamo la storia di Hiranyakashipu, quel signore di cui rimane ben poco, perché Cinicingadeva lo sta dilaniando letteralmente, lo sta squartando, dilaniando. Hiranyakashipu, furbo, grande materialista furbo, si rivolse a Brahma, un essere celeste, dammi l'immortalità. No? Dammi l'eternità. E Brahma dice, non te la posso dare l'immortalità, non sono immortale neanche io, non sono eterno neanche io, devo morire pure io, come faccio a darti qualcosa che non ho neanche io? Oppure Ravana, il Ramayana, no? Ravana, questo altro grande, grosso demone, si rivolse a Shiva, per favore, no? E dammi, anche lui chiese, dammi l'eternità. E Shiva dice, come faccio a dartela? Come Brahma, come faccio a dartela? Non sono eterno, immortale neanche io, anch'io devo, no? Anch'io sono soggetto a queste caratteristiche. E Shiva è considerato Mahadeva, il più elevato dei Deva.
il più elevato dei Deva. Non c'è un Deva più elevato e potente. In realtà è una via di mezzo tra Krishna e le anime condizionate. È a metà strada dalla Jiva Tattva e il Vishnu Tattva. È proprio un Tattva a sé, è proprio una categoria energetica a sé. Si chiama Shiva Tattva, è solo lui. Cioè, così potente, però anche lui non può darci la liberazione, non può darci l'eternità. Questo è spiegato nei Veda, non è che ce lo stiamo inventando. Questo uno legge Bhagavatam, Upanishad, Purana, lo legge, insomma, e si rende conto che, anzi, ci sono forse le più belle preghiere presenti nello Srimad Bhagavatam sono proprio quelle di Shiva. Le preghiere a chi? A Krishna. Le preghiere a Dio, la persona suprema. Bellissime preghiere di Shiva. Ravana, questo grosso demone, dammi la liberazione. Come faccio? Non ce l'ho nemmeno io, non sono neanche io eterno. Come faccio a darti la liberazione o a darti l'eternità? Non posso. Va bene. Perché si soffre? Gianni, non so se sei ancora in linea. Poi c'è anche Chandrakant Prabhu dall'Inghilterra, magari qualche volontario, perché da qui purtroppo non c'ho, se vuole andare a leggere, non so. Edgar Prabhu, te andrebbe, non so, giusto fra poco, magari ti chiederò fra poco se puoi leggere queste domande di Chandrakant Prabhu. Comunque adesso ancora di sono andato, stanno già lì, quelle in giallo. Ok, sì. Sì, aspetta però, tanto anche la Madagi dopo magari ti dà il microfono. Perché si soffre? Questa è la domanda di Gianni. Perché si soffre? Si soffre perché a un certo punto abbiamo voluto vedere come sarebbe stata la nostra vita se noi fossimo stati Krishna, Dio, la persona suprema. Se noi fossimo stati il supremo. Se noi fossimo stati controllori di tutto, o almeno di qualcosa. Se noi fossimo i proprietari di qualcosa, sperimentare l'ebbrezza di essere proprietari, se non di tutto, almeno di qualcosa, perché poi siamo in tanti ad aver avuto questo desiderio, quindi dobbiamo dividerci un po' tutto quello che c'è tra di noi, quindi il tutto ce lo dobbiamo spartire, però perlomeno la parte che mi è data in quota, in gestione, io voglio sperimentare l'esserne proprietario. L'esserne il goditore, godere di questa mia proprietà. Allora, nel momento in cui abbiamo sviluppato questo desiderio malsano e balzano, si è manifestata la sofferenza. Perché noi non possiamo essere, noi non siamo né mai saremo Dio. Non possiamo essere i proprietari di un bel niente, perché niente emana da noi, quindi noi non siamo i proprietari di niente. Non possiamo essere quindi goditori di qualcosa, non siamo i fruitori, non siamo i beneficiari di qualcosa. Che significa? Che significa essere beneficiari? Essere beneficiario di qualcosa significa innanzitutto esserne proprietario. Per esempio, cellulare è mio, questo significa che ne godo io, ne usufruisco io, giusto? Se una cosa è mia, è insito in quel mio, in quel senso di possesso, è insito il fatto anche che io ne debba godere. Ok? Sì, posso anche condividerlo con gli altri, però rimane mio, e se qualcuno vuole godere questa cosa mia, al massimo mi deve chiedere il permesso, poi magari io glielo posso prestare, però comunque rimane mio, io sono il proprietario e quindi il goditore, beneficiario, primario di questa cosa. Allora, domanda, qualcuno di noi qui dentro può essere così ardito, può essere così, è capace, oserebbe dire... Sì, è vero, io non sono proprietario di niente, però questa cosa è mia. Questa cosa, qualunque. Qualcuno può dire? Qualcuno può, non so, fare una proposta, avanzare una proposta? Sì, è vero, non siamo proprietari, però questa cosa mi appartiene, proprio mi appartiene, è mia. Nessuno me la può togliere, nessuno me la può portare via. Arriva la morte, mi può portare via tutto, ma non questa. Qualcuno può dire che qualcosa sia... ontologicamente si dice suo, cioè nell'essenza suo, qualcuno può dirlo? Non so se qualcuno magari pensa, beh sì, però questa cosa è mia, i miei figli, la mia casa è mia, nessuno me la può portare via. Madaji, può succedere? Sì, i miei figli, nessuno me li può portare via, lo posso dire? Proprio lo posso dire? Sì, certo che me lo possono portare via, quindi non lo posso dire che qualcosa è... No.
Prego, ¿y sí, el dime. Grado de evolución espiritual? Sì, quella è l'unica cosa. Quella è l'unica cosa, perché effettivamente Edgar Prabhu dice il grado di elevazione spirituale. Sì, sì, quella è l'unica cosa che non ci si può, che la morte non può portarci via. Infatti Krishna dice nella Bhagavad Gita: anche un solo passo fatto in questa direzione, ossia verso di me, lungo il sentiero della devozione, quel passo lì, quell'acquisizione lì, non verrà distrutta al momento della morte, non ti verrà portata via. E Prabhupada spiega anche un 1% in tema, in materia di spiritualità, di devozione a Krishna, anche un 1% fatto in questa vita, nella prossima vita rimane, e io riparto dal 2%. La stessa cosa non si può dire delle acquisizioni materiali. Io acquisisco delle cose e anche se riesco a mantenerle intatte, a salvaguardarle, a mantenerle fino al momento della morte, poi arriva la morte, è come un'onda sulla battigia che distrugge un castello di sabbia. No, il bambino ci ha messo tanto a costruirlo, a farlo, no? L'ho costruito, si sente un grande, nessuno potrà distruggere questo bel castello, non fa in tempo a finire questa frase, arriva un'onda, un secondo, lui magari ci ha messo 2 ore a farlo, un secondo, distrutto tutto. Questo è il tempo nel mondo materiale, il tempo come le onde di un oceano, è la schiuma che creano queste onde, la schiuma che crea, sono paragonate alle cose effimere di questo mondo. Quindi il mondo materiale è un oceano, il tempo sono le onde che scorrono, le onde creano la schiuma. Questa schiuma rappresenta le cose effimere di questo mondo. Tutto in questo mondo è impermanente, viene portato via. E allora dovremmo tutti quanti fare un esercizio per vedere se, questo è molto importante, per vedere se quello che stiamo facendo ha valore oppure no. Allora, prendiamo questa cosa che noi consideriamo importante in questa vita, che sia un oggetto, che sia un'acquisizione, che sia il nostro conto in banca, che sia una relazione, che sia un'idea, qualunque cosa. Noi la prendiamo, facciamo questo esercizio, la prendiamo e la mettiamo dinanzi alla morte, la mettiamo al cospetto, la prendiamo, davanti alla morte. Allora, se questa cosa, dinanzi alla morte, al cospetto della morte, perde di valore, ossia la morte la cancella, la porta via, la distrugge, allora questa cosa non ha valore, non ha reale valore, e anche se ci teniamo tanto a questa cosa, anche se ci teniamo tantissimo, dobbiamo avere il coraggio, abbiamo il diritto, dovere di buttarla via. Perché chi investirebbe in qualcosa che sa che fallirà? Cioè, allora, grandi giocatori di borsa, investirebbero, tu investiresti in qualcosa che sai che da lì a poco, e non sai quando, ma da lì a poco fallirà? E potrebbe fallire da un momento all'altro, non è che dice, però per 50 anni me la godo. Ma chi è il folle che investirebbe su una cosa che sa per certo che finirà? E quel che è peggio, che non sa quando, peggio! Che se sapessi che finisce fra 10 anni, uno si inizia, nel frattempo poi intanto, ma chi è quel folle? Oh oh, siamo noi stiamo investendo su queste cose effimere che possono, noi stiamo investendo su questo corpo. Noi stiamo investendo tutto su questo corpo, talmente ci abbiamo investito, ci stiamo investendo, che noi pensiamo di essere questo corpo. Allora, prendiamo questa cosa, davanti al momento della morte, perde di valore, via, buttata via, ne prendiamo un'altra, davanti al momento della morte, perde di valore, via, la buttiamo via, tutte, dobbiamo buttare tutte, cosa rimane alla fine? Niente, di questo mondo materiale non rimane niente, allora che fare? Panico? Che ci facciamo? Ci facciamo prendere dal panico? Sì? O no? No, non dobbiamo farci prendere dal panico, ci dobbiamo preoccupare, questo sì, cioè occuparcene prima, preoccupare, me ne devo occupare prima, non devo aspettare che arrivi la morte, oh, e mi strappa via tutto, mi strappa via i figli, mi strappa via il conto in banca, mi strappa via la moglie, mi strappa via le idee, mi strappa via tutto, mi porta via tutto. Cicinitai sacinandana chi jai. Jai kurnitai. Allora, noi dobbiamo avere il coraggio di fare questo esercizio, via, buttare tutto quello che già vediamo con l'intelligenza che la morte distruggerà, e cosa rimane?
La Bhagavad Gita ci viene incontro, ci dà la risposta delle risposte. L'unica cosa che rimane siamo noi. Siamo noi, l'anima spirituale, perché siamo eterni, e con noi, eternamente con noi, rimane la nostra relazione eterna con Dio. Quindi conviene occuparcene da subito, informarci da subito. Chi sono io veramente? C'è qualcuno che lo sa? Siamo l'anima, dice giustamente Bhakta Antonio Prabhu. Siamo l'anima. Siamo l'anima spirituale eterna. Non è che noi abbiamo un'anima, e anche questo è un errore che non dovremmo fare, ma io ho un'anima, allora io chi sono? Se io sono una... se io ho un'anima, chi sono io allora che ha un'anima? Allora il problema è soltanto spostato un po' più indietro. E io chi sono che ho un'anima? No. Bhagavad Gita ce lo dice subito. Tu sei l'anima spirituale eterna. Eterna, che hai una relazione eterna con me, dice Krishna. Eternamente abbiamo una relazione d'amore. Allora, quello è l'unico argomento che vale la candela. Il gioco vale la candela, come si dice. Prima che la candela si consumi, è l'unica cosa di cui doverci occupare. L'unica. Non è che dici, sì, c'è questo, però ci sono anche altre. Cioè, è la politica, dove la mettiamo? È il lavoro? sì. Però innanzitutto la realizzazione spirituale, innanzitutto quello. Poi uno può continuare a fare tutto quello che fa, attenzione. Qui, proprio l'esempio lampante, cioè Krishna ad Arjuna non gli dice molla tutto, fermo, vai a meditare nella foresta, che stai a fare qui a perdere tempo, e se arriva la morte, molla, fermo, se muore. No, dice vai a combattere, vai, combatti, tu devi fare il tuo dovere, vai a lavorare. Dice vai a lavorare, devi lavorare, perché sennò che fai? Che fai? Il peregrino fai? Il pellegrino fai? Che giri, fai, mediti, viaggi, vai nella foresta, molli tutto, lasci il tuo dovere? E chi te l'ha detto? Chi? Tu pensi di avere questo diritto di lasciare il tuo dovere? Immaginate, batti a capire domani, basta, io non lavoro, mi vado più a scuola. Eh certo, sì, troppo comodo, sarebbe. Non ne posso più, c'è il preside che mi vessa, mi vitupera, c'ho gli alunni che mi tirano le cose in testa. Non è vero, lo so che non è vero, lui è molto autoritario e autorevole. No, Krishna dice no, tu devi lavorare, tu hai questa qualità, te l'ho data io, è un frammento infinitesimale dei miei vibuti, delle mie qualità, delle mie opulenze, te l'ho data, devi usarla, però ci dice anche come usarla, devi usarla per me. Infatti qui Krishna ad Arjuna non gli dice vai e combatti così ti conquisti sto regno e te la godi, e spassatela un po' pure tu Arjuna, e stai lì e goditela un po' pure tu, anzi ce la godiamo insieme, io, tu e i tuoi quattro fratelli e via. Non dice questo Krishna, lui dice vai, combatti, perché te lo sto dicendo io di combattere. Perché pace significa, ognuno ha la sua opinione di pace, no? Tutti tirano fuori le bandiere, pace, pace, secondo me la pace invece, no, la pace è una sola cosa. Pace significa fare esattamente quello che vuole Krishna, seguire esattamente il desiderio di Krishna, rendere soddisfatto Krishna di noi, o perlomeno divertito dal nostro sforzo di renderlo soddisfatto, almeno quello significa pace. Fatto questo, siamo in pace. Se tutti quanti ci sforziamo di chiedere a qualcuno che lo sa, come dicevamo prima, tadvidi pranipatena, avvicina uno che lo sa. Il nostro scopo è quello di chiedere che vuole Krishna da me. Però leggo il Bhagavad Gita, ma Krishna che vuole da me, veramente? Vuole che torni da lui. Lui proprio di vederti lì, di vederci qui, malattia, vecchiaia, morte, come formiche, destra, sinistra, per un po' di gratificazione dei sensi, a lui proprio gli dispiace. Cioè lui è Atma Rama, lui è felice, Rama, non ha più nomi, Rama, no? Lui è perfettamente felice, indisturbabile, imperturbabile, eppure nella sua infinita, suprema felicità è disturbato dal fatto che stiamo qui a perdere tempo con queste inutilità chiamate vecchiaia, malattia, morte, nascita, jammamrittu jaravyati, dukkha dosha nudarshanam. Sono problemi da risolvere, dice Krishna nella Bhagavad Gita, risolvili seguendo le mie istruzioni, altrimenti uno legato mani e piedi. Le quattro catene sono nascita, malattia, vecchiaia e morte, che ci tengono, queste sono, no? Deve venire lui con la chiave, lui, un suo rappresentante, e ci apre. Dobbiamo soltanto volerlo in realtà. Noi soffriamo perché abbiamo voluto vedere come sarebbe stata la nostra vita se noi fossimo stati Dio. Krishna dice, guarda che Dio tu non sei, ma io voglio fare questa esperienza. Ma tu non sei Krishna, non sarai mai, neanche se ti sforzi con lo yoga. Non ci riuscirai mai a essere Dio.
ci riuscì, perché Dio non lo sei, sei una parte infinitesimale di Dio. No, ma io voglio provare, va bene. Ci ha presi, ci ha messi con la faccia, la testa dentro questo oceano materiale. Come dicevamo prima, il mondo materiale è un oceano. Ci ha messi dentro. Cosa succede se qualcuno ci prende per i capelli e ci butta dentro l'acqua e ci tiene sotto? Cosa succede dopo qualche secondo? Prima ad affogarci, prima di... Cosa facciamo? Noi cosa facciamo? No? Basta, vogliamo dire basta, tiriamo fuori. E lui ci tira fuori. Ecco, questo basta, tirami fuori, è Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Perché si soffre? Perché volevamo vedere una cosa che non ci appartiene, volevamo sperimentare una cosa che non ci appartiene, essere Dio. Allora, basta, tirami fuori, Hare Krishna, Hare Krishna, lui ci tira fuori e torniamo a casa. Fine dei giochi, torniamo a bomba, torniamo a casa da Krishna. Grazie Gianni per la domanda. Prabhu, se si può leggere... La prima in realtà è quella di sotto, ce ne sono due, quella di sotto è la prima, poi si collega con quell'altra. Ok, queste domanda. Vai per qua. Domanda, in questo contesto... No, è Chandrakant, Ok. Il primo il secondo Chandrakant. Il secondo Chandrakant sono Magical Devoti, invece sopra c'è una domanda. Vai. Le anime spirituali che hanno compiuto opere benefiche, caritatevoli, pie, dove hanno la dimora nel mondo spirituale? Vanno nel mondo celestiale, spirituale o ritornano nella Krishna Loka? Grazie per la risposta. Allora, le persone che commettono atti virtuosi vanno nel Paramdesha, vanno nel paradiso. È spiegato nella Bhagavad Gita, proprio in questi giorni stiamo leggendo, 14:14. Atti pii? Influenzati dalla virtù, beneficenza, altruismo, comunismo, socialismo, filantropismo, tutti questi ismi sono generati dal guna, dalla corda della virtù. Se uno si comporta così, ottiene al massimo i pianeti superiori, Param Desha. Infatti anche nelle tradizioni religiose, non nell'immaginario religioso collettivo. Chi va in paradiso? Sì, va bene. No, chi va in paradiso? Secondo l'immaginario, la dottrina, chi va? I buoni. I giusti, materialmente parlando, sono giusti. Quelli che fanno le cose giuste, no? Non uccido, non rubo, non faccio quello, non desidero la donna ad altri. Perlomeno mi giro dall'altra parte quando passa. No? Si trattengono, fanno virtuosi, così, faccio il bravo, il buono, pianeti paradisiaci. Che è un po' come andare in vacanza, cioè Param Desha, Param in sanscrito, Param Desha, paradiso, anche simile come etimologia, cioè quella è l'etimologia, infatti il sanscrito è la madre di tutte le lingue, Param Desha, paradiso. Andare lì è come andare in vacanza, per esempio, ho fatto il bravo, ho lavorato tutto l'anno, tutto l'inverno ho lavorato, ho messo da parte in maniera virtuosa, non ho fatto lo spendaccione, no? Ho fatto il virtuoso, arriva l'estate, due settimane alle Bahamas, no? Grand Hotel Excelsior, me lo posso permettere, ho lavorato, sodo, ho messo da parte, ho risparmiato, me la vado a godere alle Bahamas, all'Excelsior, al Carlisle Hotel. Vado lì, però cosa succede giorno dopo giorno? Che questo credito che io ho scende, che devo pagare, scende, c'è questo bonus che io ho accumulato con le mie attività pie, sempre di meno, quando finisce che devo fare? Non posso più rimanere lì, come ormai mi sono abituato, ormai sono qui, mi sento cittadino onorario delle Bahamas, io vivo qui, ho fatto la proposta di residenza al Carlisle Hotel, Bahamas, ma il direttore dell'hotel dice, caro mio, devi tornare a lavorare, si scende, si torna a Roma, si torna a dove devi tornare al tuo posto di lavoro, lavorare sodo un'altra volta, se te lo meriti, torni lì. Se fai cattivo invece cosa fai? Vai giù, pianeti inferiori, se fai cattivo, pianeti inferiori, se fai veramente il cattivo, vai nei pianeti infernali, ancora più giù, dove ci sono persone
che ti torturano, hai fatto talmente tanto del male che quel male ti viene nella forma di sofferenza perpetrata e inflitta da dei diavolacci che ti torturano, proprio no? Gli Yamaduta, ti torturano, ti legano, ti torturano. Tu un torturatore, il Torquemada di Pitriloca. Magari in galera, la galera quella vera, non quella con la TV satellitare, che se non prendono bene i programmi ti lamenti anche. Ma perché qui non prende il canale 55 e ditemi voi cosa? No, ti torturano. Perché chi ha fatto male ha... E poi questi luoghi infernali sono pieni di malattie. Si soffre in tutti i sensi, si fanno soffrire malattie, perché? Perché malattie è il risultato dei mali atti. Se io agisco male, male atto, malattia. Anche non la so, male atto, malattia. Beh, in questi luoghi ci sono malattie. Ma anche nel pianeta Terra, che è un pianeta mediano, non è né superiore né inferiore. Pianeta mediano, sta al centro. Anche qui possiamo sperimentare un po' di inferno e un po' di paradiso. La caratteristica dei pianeti mediani è che possiamo avere una parvenza di cos'è il paradiso e di che cos'è l'inferno. Luoghi paradisiaci e luoghi infernali. Luoghi paradisiaci, ne sono tanti, luoghi infernali, insomma, non c'è bisogno di elencarli. Ci sono malattie, carestie, violenza, barbarie, guerre, è un inferno, no? Ecco, nei pianeti infernali è tutto così. Nei pianeti infernali è tutto così. Nei pianeti anche peggio. Nei pianeti superiori è tutto come... È esponenzialmente, parossisticamente di più della migliore condizione che possiamo sperimentare su questo pianeta Terra, la migliore, più paradisiaca che possiamo sperimentare qui, nei pianeti superiori è infinite volte più elevata, però anche lì finisce. E si ritorna giù. Allora, chi fa il buono va su, ma poi ritorna giù, butva praligyate, cioè prende nascita in un corpo in accordo col proprio karma, poi lo lascia, ne prende un altro, l'anima spirituale io, ne prendo uno, poi lascio quello, ne prendo un altro, magari in un altro pianeta, poi lascio quello, ne prendo un altro pianeta, in un'altra forma, butva praligyate. Questo è samsara, girovagare per il mondo materiale, nascita e morte. Si ritorna da Krishna soltanto quando si è conosciuto Krishna e si è risvegliato l'amore latente per Krishna. Solo in quel caso lì, jamma karma chamme divyam. Certo, è Krishna che sancisce dove devi andare e torni da Krishna soltanto quando jamma karma chamme divyam evamyoveti tattvataha tyakva deham punarjanma naiti mammeti sorjuna. Dice, caro Arjuna, dice più avanti, dice, quando avrai, no, nascita dopo nascita, eccetera, quando avrai compreso la mia natura, quando avrai compreso chi sono io, eccetera, eccetera, allora potrai tornare da me. Quando avrai risvegliato il tuo ricordo latente del tuo amore, risvegliato il tuo amore per me, allora solo in quel caso potrai tornare da me. Prima no, prima vai su e giù. Invece poi c'è l'altra anche di Chandrakant, proprio. In questo caso... Dovresti accenderlo? De Chandrakant non c'è un'altra. Sì. Solo c'è questa domanda che dice, in questo contesto, è la ricerca di una fonte autentica... No, quello è... Non c'è due di Chandrakant. Perché si soffre? No, questa sono omaggi a... Ah, ho capito, scusami proprio. Anche da qui, abbiamo sensi imperfetti. Ah, ecco. Allora, va bene. Qualcuno vuole, pum, lampo, dire qualcosa? Domanda? Prego, posso? Allora, facciamo una cosa. Siccome sono le 8:15, dobbiamo chiudere, sono programmi, devono andare avanti. Magari ne parliamo adesso insieme, no? Che facciamo, prendiamo un po' di prasadam insieme. E intanto salutiamo tutti i devoti, gli amici che hanno seguito da internet, da casa, e salutiamo anche gli amici devoti accorsi qui, agli astanti. Salutiamo tutti e rendiamo i nostri rispettosi omaggi. E questo programma andrà in replica, quando ho perso il conto, comunque nel palinsesto c'è quando andrà in replica questo seminario, penso domani, dovrebbe andare domani alle, ma comunque a fianco al monitor c'è scritto lunedì, martedì, mercoledì, c'è l'orario preciso in cui andrà in replica. Ok, continueremo la lettura di questa conferenza col seminario sulla Bhagavad Gita tra 2 giorni, giovedì, come di consueto. E intanto auguriamo a tutti una serena notte e sogni Goranga, sogni d'oro. Goranga significa d'oro, è una forma di Krishna dorata. Sogni Goranga. Hare Krishna, buon servizio devozionale a tutti. Arrivo, Hare Krishna, grazie.
Srila Prabhupada ki jai, Granth Raj, Srimad Bhagavad Gita, così com'è, ki jai, Nitegura, Premanande, Hari Hari Bo. Cantiamo Sharira Vidyajal, Sharira, che è un canto di glorificazione del Prasadam. Sharira Avidyaja, Jodendriyatta Ekkala, Jive Pele Vishaya Shagare, Dharma Diejivayati, Lobamaya Sudurmati, Takejetakatina Samsare, Krishna Bharata Yamoy, Koribare Jiva Joy. Svaprasadana Dilobai, Seyanamrita Pau, Radha Krishna Gunagau, Premeda Koshri Chaitanya Nitai, Jai Nitai, Jai Nimai, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Mahaprasadam ki jai, Nitai Gora Premanande, Hari Hari Bo, Hare Krishna. Sì, col microfono, col microfono. Hare Krishna, leggiamo la traduzione. O fratelli, questo corpo materiale è una ragnatela di ignoranza e i sensi sono nemici mortali perché gettano l'anima nell'oceano dei godimenti materiali. Tra questi sensi, la lingua è il più vorace ed incontrollabile, perciò è molto difficile controllare la lingua. O fratelli, Sri Krishna è così misericordioso che ci ha lasciato i resti del suo cibo, proprio al fine di controllare la lingua. Ora, per favore, accettate questo Krishna Prasada, che è simile al nettare, e cantiamo le glorie di Sri Sri Radha e Krishna, gridando con sentimento, Chaitanya Nitai.
Oh,